Amiche e amici, nuovo appuntamento con CarTube, altro ospite di grande livello, abbiamo Marco Donati, buongiorno a tutti. Deputato, attualmente impegnato nel Consiglio Comunale, molto combattivo, parleremo di Arezzo, parleremo anche di Italia, di queste grandi difficoltà, di questo periodo purtroppo terribile che stiamo attraversando, insomma parleremo di tutto un po' grazie alla presenza preziosa di Marco Donati. Restate con noi, sigla e si parte. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Non fare come ti ricordi la scena di Stanlio e Olio, arrivederci, arrivederci, che salutavano poi non partivano mai. Arrivederci. No, lo sai che questa trasmissione inizialmente, invece che CarTube, ti giuro, avevo pensato di intitolarla Arrivederci. CarTube è bellissimo. Non so se tutti avrebbero capito. Ho capito. No, ma CarTube è carino. CarTube è nata carino. Appunto sul fatto che ora c'è il problema di partire, no? Che ora ho detto, ho fatto la battuta di arrivederci, ma qui siamo tutti elettro, ecco, è entrato. Perché vedi il problema relativo di questa macchina, 1000 pregi. E che non sai mai quando, perché non va in moto, si accende e allora certo. Devi, non senti il rumore, non no? Senti il rumore, quindi com'è? Si è acceso o no? vai, grana la prima, il famoso ti è lassù, non so se ti ricordi, quando arrivavi a un certo punto che ti toccava con la frizione andare, quando c'erano le salite, io ho avuto in gioventù la panda insomma, la panda che avevo io era una delle primissime panda, quindi panda rossa. È passata la mia gioventù. Allora, Marco Donati, scelgo Arezzo, il gruppo consigliare, ti sei battuto per ottenere la poltrona da sindaco, la quale tenevi molto, proprio perché, lo dico perché Marco lo conosco oramai da tanti anni ed è uno dei pochi politici che stimo veramente, lo dico ma non perché sei qui. Grazie. Ma perché sei una persona che ci mette il cuore, ecco. Quindi si vede quando una persona nel suo lavoro ci mette il cuore e la passione, e Marco ha cercato di vincere queste elezioni, non ce l'ha fatta, sono state elezioni un pochino strane, però diciamo che ti stai veramente battendo, dando da fare. Anche questa mattina ci siamo visti con Marco perché ha presentato due atti di indirizzo. Ecco, partiamo proprio da questi atti di indirizzo che sono particolari, che riguardano ovviamente la città di Arezzo. Sì, intanto grazie per questa opportunità. Io ho deciso insieme ad altri amici di correre questa avventura nelle scorse estate, perché sentivo che mancava qualcosa nell'offerta. Poi sapevamo che era una sfida difficile e oggi è giusto onorare l'impegno di quelle 4.600 persone, tantissime, che ci hanno sostenuto fuori, diciamo, dal normale perimetro dei partiti nello scorso settembre, quando abbiamo votato al primo turno. Questa mattina abbiamo presentato due atti di indirizzo, che sono due documenti che metteremo all'attenzione del Consiglio Comunale. Spiego cosa sono gli atti di indirizzo rapidamente. Sono documenti con i quali il Consiglio Comunale, in caso di voto
affermativo impegna la giunta a provare ad andare in una determinata direzione. E noi cosa vogliamo, in cosa vogliamo impegnare la giunta negli atti che abbiamo depositato oggi? Primo, a creare una filiera di enti caritatevoli, di media, piccola e grande distribuzione, di aziende partecipate dal comune, per creare una dispensa solidale. Le dispense solidali nascono già negli anni passati, sono state incentivate dalla legge Gadda, che è una legge del 2016, serve a creare, a ridistribuire alcune cibi o bevande, oppure magari prodotti dei farmaceutici, ma anche altro, che rischiano di essere dispersi, quando invece potrebbero essere dirottati e ceduti gratuitamente a chi ne ha più bisogno. Sappiamo che lo spreco alimentare è un tema importante, pazzesco. Io quando ho conosciuto, scusate, interrompo, certo. Grazie a questo, a quel progetto di AISA Impianti Zero Spreco, quando ho conosciuto i reali dati dello spreco alimentare in Italia, cioè sono rimasto basito, una cosa pazzesca. Considerate che pochi giorni fa è stato fatto un'analisi che se noi mettessimo insieme i camion che raccolgono lo spreco alimentare dell'intero pianeta, faremmo perfetto, no, cioè, si dice, faremo 27 volte il giro del mondo. È stata una notizia che ha fatto pochi giorni fa, reso pratico, plastico, il tema dello spreco alimentare. Pochi giorni fa un tuo collega giornalista ha fatto un articolo, ha aperto un cassonetto e ha trovato dentro decine e decine di chili di pane che erano stati gettati perché non più utilizzabili. Allora, il comune, semplicemente svolgendo un ruolo di capofiliera, potrebbe costruire le condizioni in collaborazione, pensiamo a tanti che già lo fanno oggi, penso la Caritas, ma già tante associazioni che sarebbero sicuramente disponibili a dare una mano, privati, poter redistribuire questo cibo a chi in questo momento, purtroppo, ahimè, e sono sempre più le persone dopo questa orrenda crisi sanitaria ma anche economica, che hanno, potrebbero aver bisogno. E questo ovviamente lo facciamo senza magari diminuendo addirittura i rifiuti, perché quello che consumi non butti via addirittura diminuisce i rifiuti. L'altro atto di indirizzo invece riguarda il tema si può fare anche con i farmaci, ovviamente, altro tema di grande delicatezza. Ci sono d'altro degli esempi di dispense solidali già costruite in Italia che funzionano. Quindi l'altro tema invece riguarda l'ambiente. Domani è il 22 di aprile, la giornata mondiale della Terra. Noi faremo un approfondimento con Sceglie Guarezzo, che coinvolge alcuni amici di associazioni che si occupano della valorizzazione del nostro territorio e di temi ambientali. Ci sarà con noi Antonio Martini di A Piede Libero e Stefano Concialdi di Ecotrek. Sono un gruppo di amici ripuliscono zone della città passeggiando e raccolgono quintali di rifiuti che poi consegnano nell'immondizia. E poi ci sarà Luca Malintacchi dei Bikers di Montelignano, e poi degli esperti. Silvia Casi è un grande architetto urbanista, esperto di risorse, di ristrutturazioni e recupero urbano per evitare di produrre materiali di scarto. È una grande architetta aretina, una delle più importanti. E poi parleremo appunto di come questa città può diventare più green, più sostenibile. E abbiamo presentato un atto di indirizzo che chiede di fatto di una città plastic free, dove cominciamo a produrre meno rifiuti, cominciamo a fare una educazione ambientale nelle scuole, costruiamo anche lì una filiera per avere l'area più pulita e una situazione della città che, tra l'altro, e poi termino, scusami, è stato molto lungo. No, cose molto interessanti. Quindi sì, perché Arezzo, ci sono alcuni che danno le pagelle, no? Una delle più importanti classifiche la fa il Sole 24 Ore, la classifica della qualità delle città a punto ambientale. Arezzo non è bocciata, ma non è neanche promossa, è 54esima secondo questi indicatori. Abbiamo un tasso di motorizzazione molto alto, abbiamo molte auto di vecchia generazione, abbiamo l'area della città della stazione, che è una delle più inquinate tra le città rilevate della Toscana. È purtroppo una nota dolente, ormai non è una novità, da tantissimo tempo che è così. Quello è un punto veramente critico. Sì, probabilmente è un punto anche di incontro, deriva chiaramente dalla come la città è costruita, la presenza della stazione, però è chiaramente si potrebbe fare forse qualcosa di più. Tra l'altro c'è da fare di più sulla raccolta differenziata. Considerate che una città come Prato, che ha delle caratteristiche simili ad Arezzo per alcuni aspetti, è già arrivata, ha superato già da tempo il 75% di raccolta differenziata. Noi dobbiamo migliorare, quindi
Però ecco, su questo serve un po' di impegno in più. Quindi noi vogliamo iniziare a parlarne, perché le città del futuro, anche città che attireranno anche lavoro, attireranno investimenti, sono città in cui la qualità della vita cresce. E poi lo dobbiamo perché preveniamo le malattie e che costruiamo una condizione di vita migliore. Considerate che questa è una città, tra l'altro, che ha fuori dal suo centro diventa subito città campagna, quindi una città vivibile dove si può costruire anche percorsi utili al turismo, un nuovo modello di turismo sostenibile. Quindi da noi proveremo a spiegare un po' di progettualità che stiamo mettendo in campo. Allora, mi viene spontanea una considerazione, questo consumismo sfrenato, no, è legato a quello che mi stavi raccontando, ci stavo pensando, è una cosa che, alla quale penso spesso, si consuma troppo e soprattutto si fa, è una corsa continua all'inutile, a ciò che fondamentalmente non abbiamo bisogno. La testimonianza è che probabilmente anche andando a fare la spesa non usiamo criterio, no? Perché sennò non ci sarebbero questi fenomeni che ho poc'anzi descritto, cioè il fatto che uno apre il cassonetto e ci trova un po' di tutto, chili di pane, avanzi che potrebbero essere sicuramente riciclati. Sai, probabilmente abbiamo costruito un modello alcuni anni fa, purtroppo, su cui forse a volte anche senza rendersi conto non ci accorgevamo che l'utilizzo e il consumo delle risorse era troppo elevato, quindi non ci accorgevamo che consumavamo tutto, consumiamo, come dire, il modo in cui viviamo, ma anche, diciamo, la velocità con cui ci annoiamo, ci disinteressiamo di un oggetto, di un capo d'abbigliamento. Sì. Cioè, può accadere, è accaduto un fenomeno forse di consumismo del quale non ci siamo indotto sicuramente da un modello di sviluppo. Ora non è che possiamo tornare indietro in pochissimo tempo, però un po' di attenzione ovviamente ci vuole, perché dobbiamo ritrovare una certa attenzione verso il modo in cui utilizziamo le risorse, l'energia, ma anche la trasformazione dei prodotti e poi come li riutilizziamo. La durata di vita di un prodotto deve in qualche modo aumentare, perché altrimenti se consumiamo tutto in poco tempo, poi quello diventa scarto, rifiuto, diventa un problema, e invece dobbiamo far diventare il tutto più sostenibile per la nostra vita, per le nostre comunità. Io leggevo una cosa interessante da parte di una delle tante associazioni di consumatori che denunciavano una obsolescenza programmata, ed era una accusa rivolta soprattutto nei confronti dei costruttori del telefono. Anni limitato, 3-4 anni, il telefonino come va praticamente cambiato, anche se diciamo, non è che non funziona più, ma ti mettono in una condizione, io leggevo, insomma, non è che sono molto ferrato nel fatto di informatica, però pare che con tutte queste applicazioni, questi aggiornamenti, a un certo punto il telefonino automaticamente, a un certo punto, va in stand by, in crisi. Cambiato. E beh, tu hai citato la marca di telefonini, anche se non l'abbiamo detta, che utilizzo io probabilmente, sicuramente una delle più note, e è un problema. Io ho acquistato, tra l'altro, da poco tempo, dopo molti anni che avevo lo stesso telefono, che aveva avuto lo stesso problema di batteria, ma avevo provato a resistere, cioè portandomi dietro caricabatterie, ho resistito per molto tempo, però crea disagio perché poi è uno strumento di vita ma anche di lavoro. Il nuovo telefono dopo 8 mesi ha la batteria e non funziona più. Non può essere così, devo dire, ammettere, da un rivenditore specializzato mi hanno detto che la sostituiranno, però ecco, questo è l'esempio di come così non si possa, non possiamo intendere il consumo di uno strumento. Tra l'altro è importante molto nei telefoni recuperare anche tutto il materiale che utilizziamo, che può essere recuperato, perché oggi l'Italia è leader dell'economia circolare. Però ci sono dei rallentamenti su questo tema, perché noi dobbiamo pensare che il rifiuto ci può consentire di recuperare anche materiali preziosi, può essere riutilizzato, e quindi dobbiamo trattarli nella maniera giusta. Quindi sarà una delle sfide dei prossimi anni. Allora, stiamo facendo il giro dello stadio, te sei stato un giovane assessore allo sport, in un momento particolare, un momento anche critico dal punto di vista sportivo, no? Qui ad Arezzo, diciamo, lo sport non è che
riuscito mai a emergere oltre un certo livello. Ecco, te che sei stato assessore dello sport, che idea ti sei fatto? Allora, diciamo, dobbiamo dividere due cose. Da una parte, noi abbiamo avuto, a parte diciamo, delle occasioni in cui cito particolarmente il basket per un periodo, l'Arezzo, ahimè, qualche anno fa, quando siamo stati nella serie cadetta, e poi anche altre esperienze, la pallavolo, insomma abbiamo avuto delle esperienze che però forse non per le ambizioni che ha questa città, per il fatto che è una città dinamica anche dal punto di vista manifatturiero, molto ricca, quindi ci sono state delle esperienze. Anzi, lasciatemi dire un grande saluto a Matteo Marconcini, che abbandona l'agonismo, è stato uno degli esempi più importanti nella nostra città degli sportivi. Un saluto a Matteo, una persona che stimo molto. Si apre per lui un'altra fase della carriera, come insomma mi auguro, come istruttore, insomma un saluto glielo voglio fare, anzi sarebbe il caso, lo proporrò, che questo saluto, come anche al presidente Cerbai, che ha appena terminato il mandato dopo anni, presidente Lecconi, un saluto del consiglio a questi uomini dello sport aretino del consiglio comunale sarebbe opportuno. Dico due sarebbe cose, una bella iniziativa, assolutamente. Questa città deve riconoscersi nei suoi simboli anche positivi, no? Altrimenti rischiamo di perderci, insomma, in altre cose. Allora, dobbiamo dividere tra la grande propensione allo sport. Questa città, grazie all'intuizione anche delle giunte guidate tanti anni fa, penso alla giunta guidata dal Partito Socialista, c'era una grande attenzione ai temi dello sport. L'assessore Greco ha costruito un patrimonio di impiantistica che ha fatto sì che in questa città si potessero praticare moltissimi sport. Non siamo magari mai andati molto in alto negli sport di squadra o in alcune discipline dove magari volevamo eccellere, però avevamo uno sport diffuso. Il problema da alcuni anni è che stiamo calando anche quello che sempre il Sole 24 Ore indica come l'indice di sportività, e quindi abbiamo forse fatto scarsa manutenzione ai nostri impianti, abbiamo dato poco spazio alla multidisciplinarietà, meno progetti tra sport e scuola. Quindi oggi dobbiamo recuperare e rafforzare quella capacità che ha questa città di dare a un bambino o una bambina o un qualsiasi cittadino anche in età adulta che vuole fare sport una vasta gamma di opzioni per fare sport in sicurezza. Lo sport è soprattutto rispetto dell'avversario, salute, e soprattutto quindi aggregazione e intrattenimento, che oggi poi lo sarà ancora di più alla luce di questa pandemia per i più piccoli, perché veniamo da mesi di isolamento, quindi lo sport sarà importantissimo anche psicologicamente per i più giovani. Quindi speriamo di recuperare la nostra salute e la nostra libertà di recuperare anche spazi. Quindi questa città anche sullo sport deve recuperare qualcosa. Certo che leggendo in questi giorni tutto questo pandemonio che si è scatenato in seguito all'ammutinamento di queste squadre, ahi noi ci sono state anche tre squadre italiane, Juventus, Inter e Milan, per fare una Superlega che eliminerebbe praticamente i meriti di una squadra di calcio. Quindi parteciperebbero a questa Superlega i grandi club con budget importanti, insomma. Allora la riflessione: cosa resta dello sport? Cioè, quando tre squadre di calcio, le più importanti, che praticamente metà Italia fa il tifo per queste tre squadre, insomma, con grande maggioranza tifosi della Juventus, praticamente si calcola siano 20 milioni all'incirca, e quindi hanno come modello, insomma, una squadra di calcio che ha fatto la storia del calcio non solo italiano ma mondiale, insomma, rappresentano lo sport. Ecco, quando si sceglie una strada come questa qui, stradiscutibile, ecco, mi domando cosa resti veramente del principio e dei valori dello sport, che dovrebbe essere una palestra di vita, insomma, quando per partecipare a una Superlega non si partecipa, ma non per meriti, ma solamente per numeri di bilancio, insomma. Beh, io allora devo dire che è un po' io ho giocato a calcio, ho dovuto purtroppo per un problema di salute smettere molto presto, poi ho fatto l'istruttore di scuola calcio, anche responsabile di una scuola calcio nel nostro territorio, e lo sport dei bambini è più bello. Chiaramente, come tutti, sono un po' nostalgico, no? di un certo tipo di sport, del calcio, ecco, di Baresi, di Scirea, di un calcio di un'altra stagione. Mi dispiace, forse a volte mi sono un po' disamorato rispetto al calcio moderno,
sono delle cose che ovviamente anch'io non mi piacciono. Questa vicenda ultima forse non è altro che un continuum rispetto a quello che è successo negli ultimi anni. Forse sì, benissimo la spettacolarizzazione, i soldi, grandi atleti super pagati, però forse un po' si sta un po' esagerando, perché rischiamo di ridurre il tutto appunto a un calcio dei ricchi, un calcio dei più bravi, e poi finisce così che togliamo al calcio quella cosa bellissima che è invece la diffusione, il fatto che è uno sport di tutti. Insomma, alla fine è vero che a volte abbiamo forse esagerato con la cultura calcistica, forse un po' monotematica nel nostro paese, però è anche vero che il calcio è un po' uno sport che si può praticare dappertutto, così facile, così aggregativo, ha delle caratteristiche positive. Se lo riduciamo solo a un business, perdiamo di vista, e lo dico tra l'altro io da tifoso di una squadra, il Milan, che è una delle tre interessate a questa vicenda. Però ecco, credo che forse la Lega non si farà, credo che non si farà. No, ma non penso, ora, nel momento in cui stiamo registrando, poco fa, prima insomma di accendere le telecamere, ho dato un'occhiata a internet, ho visto che le squadre inglesi hanno abbandonato tutte quante, anche devo dire per l'atteggiamento molto deciso da parte del premier inglese, cosa che invece Draghi è rimasto all'italiana, un po' insomma condanniamo, cerchiamo di fare, insomma Boris Johnson pare che insomma abbia alzato il telefono, abbia sturato l'orecchio a qualcuno, comunque atteggiamenti differenti. Forse... c'è un modo di porsi in maniera meno decisa. Noi siamo sempre per cercare le strade, diciamo, secondarie per arrivare ad un obiettivo. Invece i paesi anglosassoni picchiano duro all'obiettivo subito, in maniera decisa. Ora, questo è uno dei tanti esempi. Un'altra cultura, un'altra storia, e quindi sono così, tutto si riflette in questo. Per noi è stato a volte un vantaggio, a volte nella nostra cultura a volte uno svantaggio. Per esempio dal punto di vista politico questo paese è rimasto per esempio al palo delle scelte più decisive, perché spesso è mancato la capacità di andare in una direzione in maniera netta. È vero anche che forse anche il paese a volte, tutti noi cittadini, lo dico sia in veste istituzionale che in veste di cittadino, forse alla fine abbiamo abituato la nostra politica un po' ad accontentarci tutti, un po' sempre a un volemose bene che però forse non ha fatto bene negli anni in cui invece un po' di decisionismo poteva indirizzare verso riforme, verso progettualità un pochino più marcate. Concetto italiano del una mano lava l'altra, insomma, ricordo quando ero ragazzo che imperava questo slogan, no? Una mano lava l'altra, insomma, e via. È così. Ora un accenno alla tua importante esperienza da deputato. Insomma, questo è stato un momento importante. Io ti auguro che non sia una parentesi, insomma, sei una persona che sta vivendo di politica, si sta impegnando, e insomma a Roma, ecco, questo impatto come sta? Beh, allora, diciamo che è stata una legislatura alla 17ª particolare, non solo per il numero, perché è superstizioso, ma anche perché è stata una legislatura che ha eletto due presidenti della Repubblica. Di solito a volte accade che non le leggi, una legislatura passa senza che se ne legga neppure uno. È stata la legislatura dei grandi cambiamenti della politica, anche un Parlamento dove sono entrate persone che non avevano grande esperienza precedente. Fu un anno di rinnovamento per il Partito Democratico, un anno di rinnovamento con l'entrata del Movimento 5 Stelle. Insomma, è stata una stagione particolare per la politica. Alcuni parlamentari sono stati eletti con dei partiti che tempo un mese, un anno e mezzo si sono quasi sciolti, penso Scelta Civica, insomma grandissime trasformazioni. Io l'ho vissuta con un grande attaccamento al mio territorio, cercando di sempre rimanere in contatto, diciamo, vicino ai cittadini. È vero anche che però se si è anche sfaldato il sistema dei partiti, si sta sempre di più... diciamo questo rapporto tra eletti e cittadini si sta sempre più sfilaccicando, quindi non è sempre facile, e soprattutto forse il nostro paese avrebbe bisogno di un modello diverso anche di rappresentanza, perché
alla fine il parlamentare ha una scarsa capacità di incidere e quindi rischia questo ruolo di svuotarsi di contenuti, quindi di apparire come il colpevole di tutto, quando poi alla fine non si ha realmente così quella forza di incidere nei processi decisionali, perché di fatto noi andiamo avanti continuamente con i decreti legge e quindi è l'esecutivo che detta la linea al Parlamento, e il Parlamento è costretto a tenere i tempi di un bicameralismo che insomma poi alla fine ti porta ad avere continuamente provvedimenti da votare e tu non riesci neanche con esattezza a capire come incidere. Io sono contento per due motivi, perché intanto la legge sullo spreco alimentare di cui parlavamo prima è stata una legge che ho voluto fortemente, e poi prende il nome da Maria Chiara Gadda, ma è stata una legge che è arrivata in fondo grazie al mio contributo, e è stata una legge che ha cambiato e ha prodotto risultati. E poi sono stati 3 o 4 emendamenti che ho inserito in alcune norme, tra cui una vicenda particolare riguardava le piccole e medie imprese e il commercio su area pubblica, che sono stati insomma emendamenti che hanno lasciato il segno. E poi nulla, è stata un'esperienza bellissima, bellissima, sotto un privilegio incredibile, un po' logorante se la fai come la faccio io, un po' insomma cercavo di andare a Sestino, a Badia de Dalda, a Castelfranco, a Mercatale di Cortona, insomma non mi fermavo mai, e quindi però bellissima, insomma un grandissimo privilegio. Allora, noi invece ci fermiamo un attimo, quindi restate con noi per la seconda parte di CarTube in compagnia di Marco Donati. A tra poco. A tra poco. Ad Arezzo, Nissan è Tozoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da 2 generazioni di operatori nel settore auto. Tozoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tozoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube con Marco Donati. Abbiamo parlato proprio poco prima di andare in pubblicità di questa tua esperienza a Roma, e poi è arrivata l'uscita dal Partito Democratico, Partito Democratico del quale hai fatto parte praticamente sin dalla gioventù. Ecco, cosa è successo? Domanda che sei diventato renziano, poi c'è stata anche uscita insomma l'associazione da Renzi. Sei di quelli che pensa che ci sia veramente bisogno di un rinnovamento a sinistra, immagino. Allora io sono diciamo ho il mio impegno politico quando ho iniziato diciamo alla fine intorno ai 28 anni, gli impegni più importanti erano per produrre in questo paese un cambiamento. Io sono stato sempre un convinto sostenitore del sistema maggioritario, quindi avrei voluto che il sistema politico si semplificasse, e quindi quando è nato il Partito Democratico come esperienza di rinnovamento, un partito riformista, liberal democratico, aperto, quando è nato diciamo con l'esperienza di Walter Veltroni, insomma un'idea di un partito che semplificava il quadro politico e produceva quelle riforme necessarie al paese per andare avanti. Quell'esperienza poi ha trovato sicuramente la massima espressione nel momento in cui con la guida di Matteo Renzi il Partito Democratico ha preso il 40%. Poi di fatto i litigi interni, la grandissima contrapposizione, gli errori di magari una classe politica un po' datata che aveva magari voglia di mantenere ancora spazi che forse non gli appartenevano più, gli errori di Renzi stessi, hanno prodotto una conflittualità, un disagio e anche una perdita di aderenza da parte degli elettori, che secondo me richiedeva coraggio, forza, spinta ulteriore. E quindi a un certo punto ho sentito la necessità di alcuni, diciamo, di vedere la politica in un modo diverso, ma ovviamente ho lasciato tutti senza né rancori né critiche. E soprattutto secondo me serve nella politica tornare ad essere vicini ai cittadini e cominciare a dare risposte un po' più concrete sui problemi. L'altro giorno Casaleggio ha fatto un esempio, ha detto che secondo lui non solo i partiti tradizionali non funzionano più, ha detto non funzionano più neanche i movimenti, perché le persone
si adagiano sui temi che sentono cari in quel momento. Quindi nascono le petizioni, nascono i comitati. Questo da un certo punto di vista non va bene, però è anche vero che le persone hanno una necessità di quotidianità, di vicinanza della politica, che dobbiamo sentire tutti quanti pressante. Diciamo che l'esperienza civica che ho messo in campo credo stia funzionando, perché non ci sono sovrastrutture, non ci sono sovrapensieri, siamo tutti quanti liberi di costruire un progetto, non ci sono litigi, ci confrontiamo democraticamente senza aver bisogno di riunioni fiume nel quale ognuno vuole dire la sua, vuole prevalere o magari ha un interesse specifico che lo porta a creare diciamo contrapposizioni, critiche, litigi, e quindi riusciamo a essere un contenitore plurale nel quale ci si confronta, ma si prova anche a raggiungere gli obiettivi, che poi alla fine sono obiettivi concreti. Magari anch'io tornerò in futuro a riappartenere a una formazione politica, però oggi sento che la mia esperienza deve essere portata alla crescita della mia città, cioè a portare tutta la mia esperienza a riconsegnare alla mia città tutto quello che mi ha dato, perché mi ha dato tantissimo dal punto di vista politico, ma me l'ha dato come cittadino. Cioè io ho vissuto in una delle città più serene, benestanti, con una grandissima qualità della vita. Io alla mia città devo tutto, oltre che alla mia famiglia, e quindi credo sia il momento di restituirglielo in questo impegno, in un momento in cui forse vive invece una stagione molto difficile la città, una stagione in cui deve ripensarsi dal punto di vista economico, produttivo, deve costruire condizioni di sviluppo diverse alla luce di quello che è successo. Quindi sento il bisogno di fare qualcosa per cui forse la politica partitica me la sentivo forse come una gabbia, insomma, in cui non riuscire a esprimere quello che volevo lasciare alla mia città come impegno. Allora, quando ero ragazzo io mi ricordo che i partiti facevano lotte importantissime, tanto erano una palestra di vita, una scuola di vita, perché uno iniziava, entrava dentro il partito e insomma c'erano persone che insegnavano cosa voleva dire fare politica, insomma eri a contatto con persone anche dal punto di vista culturale molto diciamo in alto, cioè persone che avevano, cioè, professori universitari, docenti, tutte persone che avevano vissuto un momento storico particolare, ma i partiti facevano proprio delle battaglie incredibili. Io mi ricordo quella per esempio per il divorzio, cioè scesero in campo tutti i partiti, una contrapposizione pazzesca, una battaglia per esempio quella del divorzio vinta contro anche il volere della Chiesa, no? Perché puntava i piedi ovviamente contro il divorzio. Ecco, oggi, guarda, sentendo quello che mi stavi raccontando te, questo non avviene più, cioè le iniziative sono in mano alle associazioni, cioè i partiti anche da questo punto di vista mi sembra che siano veramente lontani miglia, chilometri dai cittadini, e questa è una sconfitta. Diciamo che intanto l'Italia ha sofferto il periodo di Tangentopoli con una fortissima allontanamento negli anni 90, perché ci siamo messi tutti a giudicare la politica, no? Poi ci sarebbe da dire che forse la politica faceva tanti errori, però alla fine c'era anche un po' di un rapporto stretto con il mondo che rappresentava. Però lì c'è stata una fase di disimpegno, che non è più forse possibile ricostruire partiti popolari di massa come noi abbiamo pensato. Però questa aderenza rispetto alle esigenze delle persone, questa quotidianità di risposte che le persone cercano, è in qualche modo la politica le deve ricostruire. C'è un modo per essere aderente ai bisogni delle persone, bisogna trovarlo, anche se non esistono quei partiti contenitori che ti consentivano di stare a contatto, perché rappresentavi un partito come la Democrazia Cristiana, rappresentava o come il Partito Comunista milioni di iscritti. Oggi non è così, si è diminuito un ottavo, un decimo, un quindicesimo di rappresentanza, però la politica deve trovare un'aderenza. Cioè io per esempio sono di quelli che ha detto, quando ho terminato la mia esperienza ho detto, ci sono state le occasioni che qualcuno dice: ma tu vuoi continuare a fare politica in qualche azienda pubblica? Quando dico politica in senso rappresentare gli interessi del cittadino, io ho detto di no, ho preferito
mettere le competenze che ho frutto di un'esperienza professionale, mi occupo di formazione, ho aperto uno studio, mi sono rimesso a fare cose che magari anche non avevo mai fatto, quindi ho cercato anche nuovi stimoli, però ho preferito non dare quell'esempio per cui la politica è un continuum, per cui non si smette mai, perché si può continuare anche tutta la vita a fare politica, ma bisogna capire quando è il momento di non occupare lo spazio, perché poi il cittadino non è che questa cosa la considera positiva. Oggi noi in questa giornata segue una vicenda cittadina molto delicata, no? La vicenda legata a Coingas. Io sì, dico sempre che ho l'augurio e la speranza che quella vicenda risultino tutti innocenti. Però quello che continuo a dire è che se la politica non la fa finire di occupare quegli spazi e quindi poi di fare dei errori, non sto dicendo illegittimità, quelle le giudicherà la magistratura, ma errori di gestione, che poi non riusciremo a liberare le nostre aziende dei servizi da quei vizi della politica che non vanno bene. Quindi secondo me ormai i cittadini questa cosa l'avvertono molto forte, quindi bisogna tornare a occupare gli spazi della politica in maniera, ripeto, più aderente alla realtà delle persone, che sono esigenze quotidiane, non solo per chi è più in difficoltà, ma anche le aziende che hanno bisogno che i tempi si accorciano con la pubblica amministrazione. Noi questa pubblica amministrazione la dobbiamo digitalizzare, è necessario. In questi giorni, guarda, ti do un elemento. C'era un investimento di Open Fiber, una grande, diciamo, soggetto pubblico nazionale che sta investendo sull'infrastruttura della fibra sul territorio nazionale, la Fiber to the Home, cioè la fibra veloce, serve per la DAD, serve per le aziende, serve per l'entertainment, serve per tutto ormai la velocità del collegamento a internet. Arezzo sta perdendo 13 milioni, cioè sono bloccati alcuni milioni di euro, cioè più del 50% dell'investimento in città, perché non si riesce a trovare un accordo con l'amministrazione per la messa in posa della fibra. E allora c'è il rischio che Open Fiber prenda queste risorse e le trasferisca fuori dalla città. Allora, questa è una cosa che non è aderente ai tempi che stiamo vivendo. È una critica che ho fatto garbata, però dobbiamo migliorare. Magari su questo io stesso, che ho fatto parte della politica, forse magari ho mancato in qualcosa in passato, ho riflettuto a volte, però è innegabile che dobbiamo essere più veloci. Oggi la tecnologia ci viene in aiuto, oggi dobbiamo rifare una grande formazione del personale pubblico perché consenta poi di essere più veloce e al cittadino di avere una risposta più rapida. Il sindaco è tornato, quindi siamo tutti più tranquilli, insomma era sparito, non si sapeva dove era andato a finire, no? Appariva nei collegamenti, ma i collegamenti erano probabilmente da oltreoceano. Comunque è tornato, quindi se qualcuno deve domandare qualcosa, insomma, sa che stava rioccupando la stanza più importante di Palazzo Cavallo. Ora, al di là di questa battuta, quella di Coingas è veramente una vicenda che lascia più di qualche punto interrogativo sul fatto che probabilmente chi è chiamato a fare gli interessi dei cittadini molte volte, insomma, probabilmente si distrae da quelli che sono i compiti istituzionali. E ovviamente mettiamo le mani avanti, perché mi unisco al tuo diciamo così, al tuo appello, no? Cioè, speriamo che tutti quanti siano dichiarati innocenti. Questo però, insomma, già il fatto che la procura abbia portato poi a processo questi personaggi politici, insomma, già la vicenda è abbastanza triste solo per questo, insomma. Ma guarda Gianni, posso dire alle persone che seguono la tua trasmissione una cosa importante? Cioè, noi siamo qui a discutere di un problema che riguarda un'azienda, Coingas, che in base al decreto Madia, che era secondo me un buon decreto, il decreto Madia, che è del 2016, diceva, prende il nome ovviamente dall'ex ministro Madia, che tutte le aziende partecipate dai comuni, quindi le cosiddette aziende pubbliche, sì, quindi che non avevano più dipendenti,
o che erano in perdita da alcuni anni, o che non avevano personale, quindi non avevano, che non avevano fatturato sotto una determinata soglia, dovevano chiudere. Si chiamava anche legge taglia carrozzoni. Su 7.000 aziende pubbliche, circa 1.500 dovevano chiudere. Tra queste c'era Coingas. Se il Parlamento vota una legge per cui Coingas deve chiudere, non si cerca di dare delle consulenze per tenerla aperta, perché poi, che siano state date sbagliate, che siano state fatte un errore o compiute delle illegittimità, e io mi auguro di no, tutto parte dal vizio, tutto parte dal vizio che quell'azienda doveva chiudere. Cioè, abbiamo sempre parlato prima dell'indeterminatezza della politica. Se quella legge doveva chiudere, doveva chiudere. È stato fatto un emendamento che ha prorogato, tra l'altro, gli effetti del decreto Madia da una senatrice che è un sindaco, circa 3 anni fa. Si era sbagliato perché ad Arezzo la politica tutta, quindi tutti i sindaci, io su questo non do una responsabilità solo all'amministrazione di Arezzo, ha deciso di chiedere delle consulenze per decidere cosa fare di Coingas per non farla chiudere. E lì nasce l'errore, cioè questa prorogazione della politica di tenere degli strumenti che non devono più rimanere in gioco. Quindi quella vicenda parte da lì. Poi le aziende partecipate, io lo dico sempre, sono uno strumento importantissimo. Cioè oggi l'amministrazione fa più politica con le aziende partecipate che con gli assessorati. Se oggi un cittadino si confronta con un tema pubblico importante, si confronta con i rifiuti, i trasporti, i parcheggi, queste cose sono tutte delle aziende partecipate. Quindi le persone che mettiamo a guidare le aziende partecipate hanno un ruolo importantissimo per la quotidianità della vita dei cittadini. Se noi abbiamo ora l'azienda cimiteriale, per esempio, in perdita da 2 anni, 144.000 euro di perdita lo scorso anno, 188.000 euro di perdita quest'anno, un'azienda che agisce in regime di monopolio e gestisce... Ma è possibile? Io questa cosa me la chiedo sistematicamente, ma cioè, ti faccio un esempio italiano, no? Che è alla portata di tutti. La RAI che agisce in regime di concorrenza, ma che praticamente ha il canone pagato praticamente adesso, grazie a Renzi, praticamente da quasi tutti gli italiani. Quindi ha un'entrata pazzesca, eppure c'è, cioè, deficit spaventosi. All'Italia deficit spaventosi. Cioè, dove mettono le mani gli amministratori pubblici, ci sono i disastri. Cioè, è un caso? Cioè, io non voglio cadere in discorsi qualunquistici, però sta di fatto che i numeri sono questi. Insomma, se uno amministrasse una società privata così come viene amministrata, faccio esempio, torno all'esempio RAI, ci chiuderebbe in una settimana, i registri andrebbero in tribunale nel giro di una settimana. Guarda, io penso che in alcune occasioni il fatto che, come dire, ci sia, che il pubblico svolga un ruolo mettendo delle risorse, perché a quell'azienda diamo una mission pubblica, quindi una missione pubblica, quindi di portare il servizio anche a chi non può, di costruire la rete per erogare quel servizio. Cioè, ci sono dei momenti in cui il ruolo del pubblico è necessario per dare un servizio pubblico essenziale. La RAI ha avuto un ruolo gigantesco nell'educare, alfabetizzare questo paese. Chiaro, poi, se quella però ruolo del servizio pubblico o del servizio pubblico essenziale come l'acqua non viene più svolto e l'azienda rimane pubblica ma mantiene delle inefficienze che si poi ripercuotono nelle bollette, nelle tariffe, nei sprechi, è chiaro che questo poi allontana le persone dalla vita pubblica. Quindi secondo me la gestione delle aziende pubbliche è importantissima, le nomine nelle aziende pubbliche sono un tema fondamentale. E non è che il manager non deve essere un politico, perché poi si fanno anche scelte politiche, però deve essere una figura che quando entra dentro quella struttura ha la capacità di comprendere che quella struttura... Sono ruoli delicatissimi, cioè se no non... Guarda, non si tiene conto di questa cosa, cioè purtroppo devo dire, io non faccio riferimenti particolari, però normalmente le nomine pubbliche vanno ad accontentare gli scontenti, scusa il gioco di parole, però sta di fatto che andare a piazzare le persone che magari avevano chiesto qualcosa, non l'hanno ottenuto, sono rimasti fuori da certi incarichi e poi alla fine vengono piazzati in ruoli che sono delicati, importantissimi. Do un dato a chi ti ascolta.
Il comune di Arezzo oggi ha alcune centinaia di dipendenti, ora non vorrei dire una stupidaggine, non ricordo esattamente il dato, il comune di Arezzo ha sopra i 500 dipendenti. Le aziende partecipate o controllate dal comune di Arezzo, messe tutte insieme, hanno circa 1000 dipendenti, cioè con le aziende partecipate si fa più politica, si prendono più scelte quasi con l'intera macchina comunale. Quindi le nomine sono quasi importanti gli assessori, perché gli assessori almeno rispondono pubblicamente all'opinione pubblica, all'interrogazione, al consiglio comunale. A volte le aziende partecipate invece no, e quindi ci si finisce per sentirsi sganciati, e lì la politica non sempre dà il meglio di sé. Allora, noi siamo quasi al termine del nostro viaggio, anche per questa settimana è quasi tutto. La domanda di rito che faccio, allora, intanto le impressioni all'interno di una autovettura, insomma, abbiamo parlato di sostenibilità, insomma, una vettura che va, va praticamente grazie solo ed esclusivamente all'elettricità, quindi siamo diciamo, indipendenti dal distributore da questo punto di vista, e insomma, viaggiamo nel futuro, e questa è una, insomma, sensazione, almeno per quanto mi riguarda, insomma, gradevolissima. Assolutamente. Ecco, ecco la tua impressione su viaggiare su una macchina che, insomma, guarda al futuro. Ma intanto questa autovettura è, l'impressione è proprio di, diciamo, è molto particolare. Ho viaggiato chiaramente in vetture simili. La cosa più significativa è che, ecco, da questa continuità, questa piacevolezza, diciamo, si sente una macchina che scorre silenziosa e che dà l'impressione davvero di scivolare. Ecco, questa è la cosa più importante. Gli effetti chiaramente positivi sui nostri centri storici, sulla qualità dell'aria, l'abbiamo detto prima, quindi dobbiamo anche pensare a delle città che siano accoglienti per tutto quello che la tecnologia oggi può fare e ci può consentire per migliorare l'ambiente. Quindi questa è una, assolutamente una, un esempio, un'autovettura che funziona benissimo, e quindi l'augurio e la speranza è che possiamo sempre di più comprendere che possiamo fare meglio, insomma, anche rispetto alle nostre città, per renderle più gradevoli, perché poi migliorare la qualità dell'aria significa prevenire tantissime malattie, dare meno costo sul sistema sanitario, che oggi è, ahimè, l'abbiamo visto, sovraccaricato. E un'altra cosa importante, tra l'altro, proprio quel sistema sanitario aretino, che spesso mi riprometto e attraverso documenti, atti, di chiedere di rafforzare. Quindi. E ci metto anche l'hospice finale. Ho visto in questi giorni che sull'hospice si torna ad avere una possibilità, ma insomma, finché non vedo non credo. Guarda, è un piacere veramente parlare con te, ripeto, non lo dico perché, insomma, c'è un'amicizia da tanti, certo, da tanti anni, ma insomma ho avuto modo di non certamente di scoprire in questa puntata, in questo nostro appuntamento, quanto sia piacevole, insomma, parlare con Marco Donati, al quale facciamo un sincero in bocca al lupo. Io l'ultima battuta, perché è una cosa che chiedo spesso ai nostri ospiti: che libro ha sul comodino Marco Donati in questo momento? Guarda, ho pubblicato ieri sera su Instagram una storia, è un libro scritto da un giornalista dell'Espresso che tratta il tema della pandemia. È un libro molto particolare, si chiama L'infinito errore, ora non vorrei fare un errore nel testo. Ho letto le prime 100 pagine ieri sera. È un libro che analizza alcuni errori commessi, li evidenzia, è anche un po', diciamo, disegna di scenari un po' inquietanti, però è un'indagine di 650 pagine di un giornalista autorevole. La speranza, mi auguro, nel leggerlo, che non mi dia troppi, insomma, che non mi ponga troppi interrogativi. Va bene, grazie, alla prossima puntata con CarTube, e ancora grazie a Marco Donati. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ad Arezzo, Nissan è Tozoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone
che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.